Salve a tutti, bentornati nel mio canale. E forse non l'ho mai detto, ma tutto sommato i miei video, ecco, non sono preparati. Io la mattina mi alzo e ho il mio viaggio in macchina per arrivare a studio e penso così, in base anche all'esperienza del giorno prima, al confronto con un paziente, a una parola detta da un paziente o una visita che un attimino mi ha un po' più impegnato, mi ha fatto ragionare quello che potrebbe essere poi un argomento da condividere con voi. In questo caso, ecco, proprio stavo riflettendo su come spesso il medico, anche per motivi di tempo, di organizzazione, di economia del tempo a disposizione e anche perché ci si confronta oggigiorno con una persona molto più preparata rispetto a un tempo e quindi la frase non ti preoccupare non ha senso assolutamente, quindi deve sempre offrire delle opportunità terapeutiche alla persona. Talvolta, ecco, c'è questo approccio così della medicina classica, convenzionale, o questo. Allora prendi questo. Quindi proprio ieri parlavo con un paziente che presentava dei sintomi di ridotta libido, assetto ormonale perfetto, però le SHBG alte, che poi è l'argomento di questo video, sempre nei limiti delle mie competenze, e un testosterone libero molto basso, per cui ci siamo chiaramente agganciati a quel dato. Per il medico è anche una via di fuga, no? Trovare dei numeri che giustificano i problemi, quindi la nostra attenzione è andata su quelle che sono le SHBG alte e i modi per poterle abbassare o modi per poter liberare il testosterone libero. Non è questo l'argomento del video, era la riflessione che mi partiva appunto era questa. Le SHBG sono queste proteine trasportatrici dell'ormone, legano gli ormoni sessuali maschili, sia il testosterone che gli estrogeni, estradiolo, estriolo, estrone, per noi testosterone, l'androstenedione, e hanno un'affinità maggiore per gli ormoni sessuali maschili che non per i femminili. Talvolta troviamo delle SHBG alte. Per quale motivo? Allora, quindi non diamo subito colpa a un assetto ormonale disastroso. Ci possono essere tante cause, possono essere banalmente anche delle abitudini, l'eccesso di assunzione di alcol o un eccesso di abitudine del fumo, quindi anche nei giorni precedenti all'esame, possono far aumentare l'SHBG, come anche talvolta invece vi sono delle condizioni di sofferenza epatica. L'SHBG è prodotta dal fegato, quindi potrebbe sottendere un SHBG alta, una patologia epatica. Inoltre si è visto come sia correlata a patologie della tiroide, e quindi anche questo è motivo di indagare. E per chi ama il mondo dell'anti-aging e quindi del testosterone, delle terapie sostitutive, anche gli estrogeni. Gli estrogeni alti possono indurre un aumento di SHBG, probabilmente perché il corpo, notando un aumento di questi ormoni in circolo, produce la loro proteina trasportatrice. C'è sempre, presumo, poi una giustificazione in tutto ciò che accade. Ecco quindi che, per esempio, l'uomo in terapia sostitutiva che aromatizza in eccesso potrebbe aumentare gli estrogeni e di riflesso avere un SHBG alta. Quindi sono tutti, come vedete, tasselli che devono essere studiati e individuati. E chiaramente il primo pensiero, poi, una volta che si hanno le SHBG alte, la richiesta da parte dell'utente è come facciamo ad abbassarle. Allora, qui non esistono trucchi, e anzi, solo per dirvi, collegato al discorso di prima, possono anche alzarsi nello stress, e lo stress psicosociale acuto si è visto in studi documentati, che aumenta i livelli di testosterone, di estrogeni nella donna e di SHBG, quindi ecco anche una situazione di stress pre-visita, pre-analisi può causare questo. Abbassarlo, quindi cercare di ridurre tutti questi abbastanza superficiali, chiamiamoli così, fattori di rischio abbastanza evidenti, il fumo, l'alcol, lo stress psicofisico e psicosociale, chiaramente questi oggigiorno mi sembrano inevitabili. Anche un allenamento importante può aumentare l'SHBG, quindi cerchiamo di rispettare queste regole almeno 72 ore prima dell'esame. Anche perché l'assetto ormonale sicuramente è meno alterato dall'allenamento e dallo sforzo. Nello stesso tempo, vi sono forse degli integratori che possono essere utili alla gestione, alla riduzione dell'SHBG, sicuramente il boro è il primo in classifica, come anche in vari studi, anche i livelli di vitamina D ottimali potrebbero modulare l'SHBG. Tanto è vero che alcuni studi austriaci nel 2018 avevano evidenziato come la vitamina D a livelli ottimali
liberava il testosterone libero. Ma quindi se incrociamo questi dati possiamo anche capire perché, perché tutto sommato appunto l'SHBG trasporta il testosterone rilasciandolo diventa testosterone libero. Quindi tutto collima, sono poi i ragionamenti che mi vengono mentre faccio con voi il video. E quindi ecco che la vitamina D potrebbe essere banalmente un grosso aiuto. Se andiamo Se vado a riflettere, in effetti la persona di ieri aveva una vitamina D molto molto bassa, quindi anche questo elemento può essere a nostro favore nel nostro ragionamento. Farmaci, parlare di farmaci mi piace sempre poco, si è visto come i glucocorticoidi, prednisone, prednisolone, cortisonici, possono abbassare i livelli di SHBG, quindi per una modulazione chiaramente dell'asse ACTH-cortisolo, e può essere un approccio terapeutico nelle persone con livelli eccessivamente alti che stanno disturbando l'assetto ormonale. Bene, sono degli input, i commenti sono sempre ben accetti. Con questo vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo nel prossimo video.